Ciao a tutti, bentornati. Siamo alla fine del mese, come ogni mese vi parlo dei miei prodotti preferiti, quindi oggi parliamo dei preferiti di marzo. Voglio partire come sempre dai prodotti di skincare. Va assolutamente menzionato il tonico di Paula's Choice. Io con i prodotti di Paula's Choice mi sto trovando da Dio. Questo qui nello specifico è il Pore Reducing Toner, che di questa linea specifica per i pori. Dovete sapere che Paula's Choice ha diverse linee per diverse esigenze. Questo qui, appunto, nello specifico va ad aiutare soprattutto chi soffre di pori dilatati, avendo appunto all'interno la niacinamide, che è un ingrediente che fa benissimo a migliorare la grana della pelle, a migliorare anche le macchie cutanee, cioè a minimizzare le macchie cutanee. Ma questa qui nello specifico non ricordo la percentuale di niacinamide che c'è all'interno. Sta di fatto che questo prodotto nello specifico aiuta soprattutto la grana e a migliorare i pori. Sappiate che nessun prodotto vi farà mai scomparire i pori, può al massimo minimizzarli e migliorare la grana. E questo qui mi sta piacendo un sacco. Poi un bel boccettone da 190 ml, io mi sto trovando da Dio, mi piace un sacco. Poi il tonico secondo me è uno step fondamentale, soprattutto per tutti gli step che andiamo a fare successivamente, e trovo che sia molto molto valido. Oltre, la cosa buona di questi prodotti è che non hanno nessuna fragranza, quindi soprattutto per chi è intollerante alle fragranze, per chi ha la pelle sensibile, tutti i prodotti di Paula's Choice sono privi di fragranza. Questo qui in realtà nello specifico a me particolarmente, noto una pelle molto più sottile, più liscia, e penso sia anche merito suo. Abbinato anche, lo faccio questo a giorni alterni o comunque due volte a settimana, sempre di Paula's Choice, il tonico esfoliante con il 2% di acido salicilico. Io in realtà vi voglio fare dei paragoni, vi farò magari dei video specifici con questo prodotto insieme alla luce liquida di Veralab e anche al perfezionatore cutaneo di Skin First. Lui secondo me è una spanna sopra tutti. Io, come vi dicevo, lo applico due volte a settimana, poi chiaramente dipende dalle esigenze che avete, da come risponde la pelle. Questo prodotto aiuta soprattutto a migliorare la grana, anche a migliorare la luminosità della pelle. Se avete delle imperfezioni, dei brufoletti, questo prodotto aiuta a farli sparire. Addirittura una mia collega mi ha detto che aveva dei brufoli con questo prodotto, anche andandolo a tamponare solo sulla zona interessata, mi ha fatto sparire le imperfezioni. È un prodotto che aiuta tantissimo a migliorare proprio visibilmente il tono della pelle, la grana stessa. Poi l'acido salicilico è un prodotto che va proprio a purificare, perché è un prodotto liposolubile, quindi va anche nella parte più sottostante dell'epidermide, quindi non si ferma sulla superficie ma va anche proprio all'interno dei pori a pulire. Questo quindi permette anche di andarli a pulire, quindi di eliminare il sebo, la sporcizia, e di migliorare chiaramente poi la grana della pelle. È un prodotto che merita tantissimo sicuramente. Io l'ho voluto prendere in questo formato perché devo terminare anche gli altri prodotti di cui vi parlavo prima, ma sicuramente questo sarà un prodotto che riacquisterò sicuramente. Altro prodotto di skincare è questo prodotto di Fenty Beauty. Questo qui è il Fat Water, è il prodotto più novità dell'uscita di Fenty Skin, ed è un ibrido tra un tonico e un siero. Io vi dico la verità, lo sto utilizzando al posto dell'essenza, cioè lo sto sostituendo all'essenza. Non ho ben capito se è la stessa funzione. Sta di fatto che quando lo applico, quindi io ci applico prima il tonico, poi ci applico lui e poi passo agli altri step, quando applico questo prodotto mi sento la pelle molto più rimpolpata, molto più fresca. Ha un odore gradevolissimo, secondo me, a molti non piace, ma a me piace tantissimo. Mi sento la pelle molto più rimpolpata, va anche a dare più luminosità al viso, e a me piace tanto 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 proprio l'effetto che mi dona. Si assorbe anche abbastanza in fretta, mi piace proprio questo effetto di pelle rimpolpata, quasi rigenerata, quindi è un prodotto che a me non dispiace assolutamente. Non ho ben capito quale sia davvero la sua funzione, cioè, o meglio, se va utilizzato al posto del tonico. Io lo applico comunque il tonico, vi ripeto, l'ho sostituito all'essenza, anche se non so fino a che punto sia un'essenza. E mi piace tantissimo. Altro prodotto di skincare che mi sta piacendo parecchio è questo prodotto di Farm to Fresh, ed è una maschera. Questa qui nello specifico è la maschera al miele, la Honey Miracle Mask. Mi piace un sacco.
Mi piace tanto perché io adoro le maschere al miele, infatti una delle mie preferite è la maschera di I'm From, la Honey Mask. Mi piacciono perché mi danno questo effetto rigenerante, mi lasciano questa pelle super liscia, super levigata. E questa qui è una vera coccola, l'ho utilizzata nelle ultime settimane, l'ho utilizzata per un paio di volte nella stessa settimana. Vi dico che lascia la pelle molto fresca, ha poi all'interno degli ingredienti antiossidanti, quindi molto liscia, anche l'effetto che vi lascia è molto liscia, quindi la pelle ve la rimpolpa un po'. È un anti-age come maschera e a me piace, ecco, quindi la utilizzerò volentieri. Questa qui poi è un bel formato da 100 ml, la sto utilizzando davvero molto volentieri perché mi piace. Non so se in controluce forse non si vede bene, ecco, così forse riuscite a vederla meglio. E mi piace un sacco. Io poi ho un debole per le maschere che voglio provarle tutte. Questa qui devo dire che è bella. Poi passerei adesso al make-up. Come prodotto make-up che sto amando è questo gloss di Fenty Beauty stavolta, nella colorazione Fussi. Questo qui l'ho trovato all'interno della Beauty Box di Glamify che sto amando. Non vedo l'ora che mi arrivi l'altra Beauty Box perché sono curiosa di sapere quello che c'è all'interno e soprattutto voglio mostrarvelo. Questo colore nello specifico è bellissimo. Io ho altre colorazioni di questi gloss. Ma la più bella secondo me resta lei. È questo colore molto nude, il nude tra l'altro che piace a me. Io amo questa punta di nude, quindi un rosato, non sul marrone, ma più tendenti al rosa. Mi piace tanto, è proprio un bel effetto. Anche a distanza di ore avete questo effetto bello rimpolpato, non lascia la patina. Sono dei gloss bellissimi secondo me. Io infatti sui gloss, prima di esprimermi positivamente, devo provarli per bene per capire. E questo è un gloss che mi piace tanto. Anche a volte lo applico al di sopra di una matita ed è stupendo. Io me lo swatcho così magari vi fate un'idea del colore. È quasi trasparente, ma in realtà ha questo color nude bellissimo. È proprio bello, bello, bello. Secondo me il colore più bello delle tinte, dei gloss di Fenty Beauty, è stupendo. Altro prodotto di make-up, ora passiamo alla base, ed è il correttore di Dior. Questo qui è il fondotinta, il Forever Skin Correct. Io ce l'ho nella colorazione 1W. Ho preso questo colore, come vi ho già detto, perché la versione neutral, quindi come, come diciamo il mio fondotinta, sarebbe stata troppo grigia per le mie occhiaie. Quindi ho preso questa qui e ho fatto bene. Un correttore molto leggera come texture, non come leggera in realtà, è abbastanza coprente. Si possono ottenere andandola a modulare. Anche diciamo, si può tenere anche una coprenza molto più importante, ma la cosa che mi piace è che non è spessa come texture, quindi permette di andare a lavorare bene, a stenderlo bene e non, sicuramente non avrete l'effetto zampe di gallina e non andrà ad insinuarsi nelle pieghe. È molto idratante, infatti ha una tenuta molto alta e mi piace tanto, mi piace davvero tanto. Mi piace perché è molto coprente, ma allo stesso tempo è tanto idratante e difficilmente avrete un effetto occhiaia un po' così, a meno che non ci andate a mettere strati e strati di correttore. Insomma, io insomma non ho mai avuto nessun problema con questo correttore e mi piace tantissimo. Altro prodotto che voglio menzionarvi è questo prodotto di Nabla ed è la matita occhi, la Cupid's Arrow, nella colorazione marrone, che tra l'altro anche oggi è una matita che io sto utilizzando sempre, è di queste qui automatiche. Mi piace un sacco, infatti sicuramente acquisterò anche le altre colorazioni. È una matita semplicissima da applicare, tra l'altro ho anche il temperino. È una matita semplicissima da applicare, io la applico a mo' di eyeliner, poi se voglio ottenere un effetto un po' più sfumato lo vado a sfumare, o se voglio comunque un effetto linea definita lo utilizzo a mo' di eyeliner. Mi piace tantissimo, si sfuma bene, si può anche utilizzare come ombretto e la applico davvero con una facilità estrema, quindi anche per le meno esperte, secondo me è una matita super semplice e smart da utilizzare. Altro prodotto di Nabla, andiamo a coppia, cioè a coppio i brand, è
È il nuovo mascara, il Vicious Mascara. Oltre, vabbè, il packaging è qualcosa di strepitoso, proprio bello, stupendo, è proprio un pezzo da collezione. Vi ho fatto anche su Instagram un reel in cui vi mostro l'applicazione, vi mostro anche da vicino lo scovolino. Lo scovolino è nell'elastomero, ha questi dentini molto molto precisi e piccolissimi. È una mascara che inizialmente non mi stava piacendo. Ho iniziato ad amarlo nel momento in cui il prodotto si è un attimino rassettato, ecco, non so mai bene il termine giusto, perché le prime applicazioni non mi piaceva l'effetto perché mi sembrava andasse ad unire molto le ciglia e a dare questo effetto un po' ragno che a me non fa impazzire. In realtà con il passare dei giorni l'ho amato perché ha un effetto sicuramente non cioè si vede. Non proprio quasi impercettibile, si vede tanto perché riempie tantissimo la parte diciamo iniziale delle ciglia, quindi come se andasse a riempire la parte iniziale e poi vado ad aprirle e ad allungarle. Non ha un effetto molto allungante, secondo me, piuttosto le riempie ma non le attacca in realtà, ecco, ha proprio un effetto particolare e andandolo a imparare, cioè una volta imparato il modo di applicazione, secondo me l'ho amata, io l'ho amato soprattutto quando ho capito come applicarlo e mi è piaciuto un sacco. Si può incorrere se applicate tanto prodotto diciamo ad avere questo effetto un po' ciglia, un po' agrumi, ma una volta capito un po' il prodotto, secondo me vi innamorerete. Io infatti mi sono innamorata dopo, non è stato un amore a prima vista. E devo dire che mi piace tanto, lo sto apprezzando un sacco. Poi lo scovolino, essendo molto piccolo, va anche nelle zone un po' più piccoline, quindi nell'angolo interno, in quello esterno, e si lavora benissimo. E non appesantisce le ciglia, quindi non avete queste ciglia pesanti fino alla punta. Anzi, la particolarità è proprio quella di andare a definire la parte iniziale delle ciglia fino ad avere un effetto molto più leggero, ma comunque definito delle ciglia e mi piace tanto. Sto perdendo la voce, forse a parlare perché oggi sto registrando due video cioè nello stesso momento, quindi la voce se ne sta andando. Altro prodotto, novità per me che sto apprezzando tanto e quindi che sto utilizzando è questo prodotto di Ibai ed è un duo di blush. Questo qui anche l'ho trovato all'interno di una box di Glamify e sono questi due blush che mi piacciono tanto, soprattutto perché sono le classiche colorazioni di blush che piacciono a me, quindi una malva, un nude, un colore un po' più caldo e mi piace tanto, quindi non il classico rosa che a me piace sempre, neanche il classico aranciato, ma queste colorazioni un po' più particolari. Mi piacciono tanto, sono super pigmentate. I nomi mi piacciono un sacco perché uno si chiama Jive e l'altro Cha Cha. E è comodissimo anche da portare perché avete due blush in un unico formato, quindi un duo abbastanza comodo e anche abbastanza piccolino da portare. L'ho macchiato. Sono super pigmentati, come vi dicevo, quindi dovete fare molta attenzione nell'applicazione. Infatti, io all'inizio avevo questo effetto super pigmentato, ma in realtà con una piccola quantità di prodotto avete questo effetto guancia di questo colore molto, di questi colori molto belli. Io a volte li metto anche, li miscelo e li applico entrambi. Devo dire che mi piacciono. Si vede che li sto utilizzando perché sono un po' impolverati, però mi piacciono, mi stanno piacendo tanto. Questi erano i miei preferiti del mese di marzo. In realtà ero un po' indecisa su alcuni prodotti perché c'erano dei prodotti che avrei voluto inserire, però io mi do un massimo di prodotti al mese, altrimenti poi non si capisce più nulla. Ma questi qui in assoluto sono stati i prodotti che più ho utilizzato di più e che più mi sono piaciuti. E nulla, spero di avervi tenuto compagnia come sempre. Vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale se è la prima volta che guardate il mio video. Passate come sempre anche dal mio canale e dalla mia pagina Instagram. Io vi mando un bacio grande, ci vediamo presto. Ciao!